Bentornati alla Low Confidentials. L'ospite di questa settimana è il cantautore pescarese Giuliano Clerico. Facci un saluto, Giuliano. Buonasera a tutti. Bene, Giuliano, iniziamo con le domande. La strada per divenire lo strampalato, ecletticissimo, ma libero ed arguto cantautore che sei oggi è stata lunga. Hai infatti iniziato come chitarrista in gruppi pop rock, dandoti l'occasione, come riporta la tua biografia ufficiale, di sviluppare le tue doti chitarristiche e trovare man mano la tua dimensione stilistica ideale. Cosa ricordi di quegli anni? In effetti di quegli anni, diciamo che erano anni in cui avevo cominciato a scrivere canzoni mie, a presentarle dal vivo, con brani anche degli autori che ascoltavo quel periodo, che hanno influenzato parecchio le mie canzoni dell'epoca. E poi cominciando a lavorare in studio, le prime autoproduzioni, ho cominciato invece a suonare soltanto le canzoni mie. E sono, diciamo, in continua ricerca di un mio stile. Cerco sempre cose nuove che mi emozionino, dischi nuovi belli da ascoltare e un discorso credo legato al mio modo di essere. Non mi sento fermo, credo di essere come un pesce in continuo movimento. Nel 2003 inizia la tua carriera solista vera e propria. Da quel momento in poi, oltre ad alcuni singoli, sei riuscito a pubblicare ben 4 album, tutti autoprodotti o coprodotti. Percorsi paralleli del 2006, Il costruttore di macchine sognanti del 2009, La diva del cinemino del 2013 e infine L'uomo tigre ha fallito, che risale appena l'anno scorso. È un album decisamente molto particolare. Si inizia con la lisergia indiana di cadenza e si intraprende un percorso in cui incredibilmente si intrecciano indie rock, cantautorato di sapore ironico, figlio di Bennato, Gaetano, Dente, spezzoni di flauti che fanno il verso al retaggio folk prog come Roulette Russa e suggestioni beat psichedeliche che si uniscono in un cordone di eclettismo colorato. I testi sono il più delle volte ritratti di allucinante e scomoda realtà, con una connotazione surrealista e che pare obbedire ad un flusso di coscienza apparentemente libero, come ad esempio il brano L'aria. Quali spunti ti hanno permesso di comporlo? L'aria sicuramente è una suggestione personale in base a un evento di cronaca che accadde tanti anni fa vicino a casa dove abitavo con i miei genitori. Fatto di cronaca nera legato a una crisi adolescenziale, però effettivamente se l'ascolto io stesso ci ritrovo solo in qualche punto legato proprio a questo fatto. Il resto è nato tutto attorno a quel nucleo centrale che è stato quell'evento. Uno dei miei brani preferiti dell'album è il Valzer degli Zombie. In confronto al resto dell'album, vi è sì quella vena ironica e grottesca, ma tende ad un mood più malinconico ed emotivamente forte. Il ritornello è particolarmente d'impatto, ignorando la morte ogni giorno e restando per strada a giocare. Ce ne andremo una volta soltanto, con coraggio continuo a giocare. Cosa significa per te? La paura della fine, quando la morte ti tocca vicino, quando perdi qualcuno che non ti aspettavi così improvvisamente, venisse a mancare, inizi a capire che c'è ancora la morte, cioè c'è anche la morte. Fino a che la senti in TV o sui giornali, la morte non fa impressione, se è una morte avvenuta lontana, una persona che magari hai solo sentito nominare, però quando ti muore qualcuno che conoscevi e che eri abituato comunque al fatto che ci fosse, crea un vuoto, non so, può essere affettivo, ma anche solo un vuoto proprio della presenza. Mi è venuto a mancare qualcosa, non solo con la mancanza di quella persona che potrà mancare, ma anche nella tua vita, la tua giovinezza ha perso qualcosa. O come, che so, come un adolescente, un bambino che viene a comprendere qualcosa del genere, di colpo cresce subito. La title track, L'uomo tigre ha fallito, è espressione di quell'aspetto dell'album che narra di queste figure, definite bukowskiane in alcune recensioni, che vivono nella società un po' squallida e consumistica che abbiamo contribuito a creare, in cui i miti da essa stessa alimentati crollano inesorabilmente e finiscono in mezzo alla strada, senza dignità o riscatto alcuno. Tu cosa ne pensi? Penso che la gente ha voglia di miti, che sia un eroe
a cui abbiano intitolato una piazza, un caduto di guerra oppure un idolo religioso. La gente ne ha sempre bisogno, anche un idolo da TV, da Sanremo. La gente ha bisogno di un idolo da tormentone, un idolo che poi magari cade nel dimenticatoio. Però tornando proprio al discorso degli eroi, l'uomo tigre ha fallito è un po' ispirato da un paio di pugili le cui vicende ho letto su un giornale locale del Pescarese. Sono arrivati entrambi al titolo di campione italiano dei pesi medi in gioventù, dopodiché si sono adagiati sul loro premio e all'incontro successivo l'hanno buscato, hanno perso il titolo e, insomma, fanno una vita così, un po' debosciata. Infatti il pugilato è sempre stato visto come uno sport per potenziali falliti. Lo stesso Tyson è stato un campione mondiale, però alla fine non ha mai perso la sua indole da ragazzo di strada. Poi per quanto riguarda il discorso degli eroi, non mi piacciono gli eroi sbandierati proprio dalla propaganda statale. Tu mi dai questo eroe qua, però questo ha fatto questo, quest'altro ha fatto per noi, aspetta. Io vorrei stare nella vicenda per sapere effettivamente come stanno le cose. Non posso bermi per forza quello che mi stai dicendo tu. Tutti quanti abboccano la storiella dell'eroe, oppure tutti quanti abboccano la storia dell'assassino. Però il giudice infligge la condanna, cioè emette la condanna, infligge magari non è il termine esatto. Però bisogna vedere proprio sulla base dei fatti e delle prove che si sono raccolte. Mi ha colpito parecchio la stessa storia di quel film Sbatti il mostro in prima pagina con Gian Maria Volonté. Un po' mi ha influenzato un po' questa cosa sul discorso degli eroi e degli antieroi. I criminali vengono anche sbattuti in una specie di gogna mediatica che serve a alimentare l'audience della TV, serve a tenere desta l'attenzione della gente davanti alla TV. Peggio ancora chi va a vedere i processi dei tribunali, fa la fila e non sa, cioè, senza che magari c'entra niente, non è neanche parente di tutta quella situazione, cioè un voyeurismo macabro. Nella tua carriera hai instaurato una collaborazione proficua con molti musicisti tuoi conterranei, come il batterista Claudio Bollini e il bassista Luca Marinacci. Com'è stato lavorare con loro? Beh, con Luca e Claudio abbiamo cominciato insieme a registrare dischi e abbiamo fatto anche un po' di esperienze live fuori regione. Poi, insomma, i rapporti non sono sempre duraturi, un po' per vicende personali. E Luca ha potuto registrare soltanto una traccia, l'aria, del disco L'uomo tigre ha fallito. Il resto, i primi tre dischi, il basso li registra tutti lui. Con Claudio ci sono da 14 anni insieme. Questa è la sua prima esperienza da produttore, in quanto si è aperto uno studio dove lui insegna batteria, l'ha trasformato in uno studio di registrazione, sa usare le apparecchiature che ha. Insieme abbiamo fatto un lavoro, direi nel nostro piccolo, che comunque secondo me è un lavoro molto modesto, un lavoro abbastanza accurato, certo sì, no? Nella scelta dei suoni abbiamo avuto la possibilità di registrare tracce di synth con un MS-10 del 78, un Corby, che è un discreto strumento analogico. Poi se in futuro verranno altre cose vorremmo cercare di acquistare anche altri strumenti, sempre per diversificare il suono, per cercare di uscire un po' da questa dimensione Beatles o po' Brit Rock. Cosa ne pensi del mondo Arci? Ma io ci ho solo suonato nei circoli Arci, però mi ricordo da ragazzo frequentavo un sacco di club Arci a Pescara, e però era un altro periodo, erano gli anni 90, c'era un bel movimento, c'era musica hardcore, punk, e il concerto era, però questo è un altro discorso, il concerto era sentito in modo diverso, che adesso la società è cambiata. I ragazzi prima nei locali parlavano tra di loro, non erano distratti dallo smartphone, da WhatsApp, Facebook, c'era più socialità, era una socialità diversa questa di oggi. C'era il concerto, si aspettava il gruppo che saliva, si pogava. Tieni conto che adesso c'ho 40 anni, non esco mai per sentire
i concerti nei locali, io esco solo per andare a suonare. E mi sembra, non so, non conosco tutte le attività dei circoli Arci, io sono legato ai circoli Arci solo per il discorso musica, e da ragazzo andavo ad ascoltare musica nei circoli Arci, adesso io mi propongo ai circoli Arci per proporre la mia musica. Il resto, il discorso politico, non l'ho mai seguito più di tanto, il circolo Arci, però il fatto che crea comunque socialità circolarci. Stasera ho visto una situazione di socialità, di gente che è uscita per fare un bicchiere e chiacchierare in armonia, tranquilli, un po' come nelle osterie dei nostri nonni. Magari si chiamavano circoli Arci, si chiamava dopolavoro ferroviario, dopolavoro marinai, il caso mio perché c'erano i nonni pescatori. Quali difficoltà si incontrano nel suonare nei locali? Difficoltà nel portare il gruppo costa, e più delle volte devo muovermi da solo perché costa di meno, e quindi devo fare comunque, se faccio una serata sola ci vado pari con le spese, se faccio una sera, se devo portarci qualcosa in più in tasca dovrei fare 2-3 date su strada. Grazie di cuore per averci concesso questa intervista, caro Giuliano. Prima di congedarci, però, vorresti lasciarci un piccolo saluto video? Sì, video time. Grazie Arci La Loco, spero di tornare presto alla vostra stazione. Sono stato molto bene.